È Antonio Alunni, 46 anni, imprenditore ternano, il nuovo presidente di Confindustria Umbria. Ad eleggerlo all'unanimità l'assemblea del sindacato degli industriali, riunitasi ieri ad Assisi, come di consueto, con un programma privato, seguito poi dalla convention pubblica al Teatro Lyric, a cui sono intervenuti, tra gli altri, il ministro del lavoro Giuliano Poletti, il presidente di Confindustria Nazionale, Vincenzo Boccia, l'ex ministro, oggi presidente di Aspen, Giulio Tremonti, e la governatrice umbra, Catiuscia Marini, oltre al gota degli imprenditori umbri, delle parti sociali e dei vari rappresentanti delle istituzioni militari e civili. Vogliamo che l'Umbria diventi la patria business friendly, dove fare impresa non è un'impresa impossibile per lacci, burocrazie e lungaggini, ha dichiarato in apertura il neopresidente, dove viga un sistema della regolamentazione migliore, più efficiente possibile, che sappia coniugare un esemplare rispetto dell'ambiente, fisico e sociale, con bassi costi amministrativi. Tra le tradizioni umbre c'è l'industria, ha detto Alunni, radice fondamentale della nostra regione, la straordinaria tradizione artistica e letteraria dell'Umbria non deve farci dimenticare quello che è insieme un fatto storico ed è realtà vivente da più di un secolo e mezzo. Senza l'industria, ha proseguito, l'Umbria avrebbe avuto il destino demografico di alcune delle regioni più sfortunate d'Italia. C'è un ma, però. Noi imprenditori, ha detto Alunni, non possiamo fare nulla se intorno non muta il clima di scetticismo. Ha proseguito il neopresidente, crediamo fermamente che la nostra regione debba essere all'avanguardia nelle politiche di reindustrializzazione. La crisi del 2008 ha colpito anche noi, abbiamo perso capacità produttive ma non abbiamo perso lo spirito imprenditoriale, le grandi competenze professionali di maestranze e tecnici. E allora Confindustria Umbria chiede alle istituzioni di voler cooperare al fine di individuare quali siano le problematiche maggiormente rilevanti e quali le soluzioni da adottare. La crescita deve essere di tutti i comparti, anche del turismo, della cultura, dell'agricoltura d'eccellenza, di servizi avanzati a persone e imprese. Insomma, per Alunni serve un'industria efficiente e competitiva che ha bisogno di un sistema di servizi di alta qualità, professionali, infrastrutturali e servizi alla persona. Ha invece parlato di uno scenario mutato e della necessità di adeguarsi ai nuovi contesti che rendono secondario cosa si produce rispetto al come lo si fa. Il presidente uscente di Confindustria Umbria Ernesto Cesaretti, che ha salutato con un augurio sincero l'avvento del suo successore. Secondo Cesaretti è questo il momento per ripensare insieme l'Umbria, scommettere su un grande disegno per le imprese, i cittadini e la regione, intravedendo i segnali di cambiamento che dovremmo anticipare anziché subire. Dopo aver ricordato che nel guidare Confindustria è rimasto sempre fedele ai caratteri dell'ascolto e dell'equilibrio, Cesaretti ha messo in evidenza come le classi dirigenti non siano ancora riuscite a prendersi cura delle prossime generazioni. Non l'abbiamo fatto a sufficienza, ha detto con tono anche autocritico, e lo dimostrano la bassa occupazione giovanile, che è il vero tallone d'Achille italiano e anche umbro, e la fuga dei cervelli, oltre 50.000 nell'ultimo anno. Il presidente uscente si è detto consapevole che da soli possiamo fare molto, ma non possiamo fare tutto. Per questo ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di costruire e condividere una nuova visione dell'Umbria. Infine su Alunni ha concluso: sono certo che abbiamo fatto la scelta giusta per far avvicinare ulteriormente le imprese e Confindustria ai traguardi del futuro. Infine il ministro Poletti, che ha garantito massima attenzione del governo per le maggiori problematiche del mondo imprenditoriale umbro, in particolare per le vertenze Perugine e Colussi, che ha definito veri casi nazionali.